Se prendete un individuo di carattere spiccatamente diffidente e lo addestrate per benino nell'arte di scombussolare il prossimo, sapete cosa ne viene fuori? Un ispettore doganale. Qui in Italia alla dogana sono molto severi, al punto che gli italiani controllano tutti i bagagli, perfino quando escono dal paese. Perché con la scusa del turismo qualcuno potrebbe contrabbandare degli oggetti d'arte per venderli in Svizzera o in qualche altro luogo. Risultato di questo sia pur legittimo atteggiamento è che ogni italiano che si appresta a partire dall'aeroporto è sempre piuttosto nervoso. Guardate per esempio quei due. Sono marito e moglie con il loro figliolo. Sembrano sulle spine. E lo sono. Vi pare? Probabilmente per via di quella borsa che il signore tiene così stretta. Un momento, signore. C'è ancora quella borsa. Ma non contiene altro che alcuni documenti. Mi faccia un po' vedere. Ecco. Grazie. Prego. Filippo, lo vedi quell'uomo? Ci sta osservando. Cara, è solo una tua impressione. Ormai non corriamo più nessun pericolo. Su, andiamo, eh? Senta un po', quel giovanotto là nell'angolo, sa mica dirmi chi sia. Chi è quel giovanotto? Non esiste un poliziotto al mondo che non lo conosca. È il famoso Simon Templar. Vuoi sederti al mio posto, eh? No, volevo solo vedere il decollo. Non è il caso che si disturbi. Per me non è affatto un disturbo. Io preferisco stare lì così allungo le gambe. Coraggio, che sta per partire. Signore e signori, il comandante Olling vi dà il benvenuto a bordo dell'apparecchio della Pan American, volo 109 per Ginevra. È il tuo primo volo? Preghiamo di non fumare e di allacciare le cinture. Sì, signore. Troverete di fronte a voi... Emozionato, eh? No. Può sembrare che lo sia, ma è solo perché devo lasciare Roma. In vacanza? No, signore. Faremo sosta a Ginevra per qualche giorno soltanto. Poi proseguiremo per New York. Ah, New York è una città molto interessante. Può darsi. Comunque mai quanto Roma. Ma che cosa c'entra? Certo, Roma è Roma. Londra è Londra e New York è New York. Non si possono fare certi paragoni. Evidentemente non mi sono spiegato. Noi non andiamo in America tanto per fare un viaggio. Ci trasferiamo a New York per sempre. E non vai volentieri. Io volevo restare a Roma, dove sono nato, dove ho tutti i miei amici e dove ho sempre vissuto. Io mi chiamo Simon Templar, e tu? Alfredo Ravenna. Quanti anni hai, Alfredo? 16. Ascolta, io a New York ci sono stato molto tempo. Ti assicuro che ti ci troverai benissimo. Ma io sono romano. Cosa vuole che ci faccia in America? Milioni di persone sono emigrate laggiù da 100 anni a questa parte. E prima di andarci la pensavano tutti come te. Partivano a malincuore, decisi a star via il meno possibile e a far ritorno al proprio paese. Ma una volta là, sono rimasti. Tra qualche tempo capirai il perché. Per caso si ferma anche lei a Ginevra? Sì, e se ti può servire vado ad abitare all'Hotel de la Paix. Oh, anche noi andiamo là. A quanto pare Alfredo e il signor Templar hanno fatto amicizia. Non ci mancava altro.
Se prima ci sorvegliava, adesso avrà tempestato Alfredo di domande. Ti ho detto che non abbiamo più niente da temere. E poi non mi sembra che sia un tipo pericoloso, perciò sta tranquilla. Speriamo che sia così. Perché non mi avete lasciato a Roma con la zia? Tuo padre dice che sei troppo giovane. Ho 16 anni. Allora smetti di piagnucolare. Neanche papà voleva andare in America. Ma solo in America potrà finalmente realizzare qualcosa di buono, ed era ora. Aveva i suoi amici, il suo lavoro, una magnifica casa. Ma siccome tu volevi andare in America, abbiamo dovuto abbandonare Insomma, tutto. Insomma, basta! Roma non è il centro dell'universo! Quanto a me, non vedo l'ora di tornare a vivere in un paese civile. Ah, lo chiami civile? Un paese che pullula di gangster? Alfredo, smettila! Oh, Filippo, ci siamo da capo. Ogni parola è un insulto per il mio paese. Ti pare giusto? Alfredo, ma perché fai così? Basta che io mi allontani perché tu facci inquietare tua madre. È tua moglie, ma non mia madre. Alfredo! Sai, è colpa dell'età. È inutile, non mi ha mai potuto soffrire, eppure non gli ho fatto niente. Lo so benissimo, ma vedi, è solo che lui si sente smarrito al pensiero di dover lasciare Roma per sempre. Del resto succede anche a me. Filippo, te l'ho già detto almeno un milione di volte, tu non devi avere dubbi. Speriamo. Non vorrei mica dire che ti sei già pentito, vero? No, non sono affatto pentito, perché so perfettamente che questo ti fa felice. Ma è che alle volte mi viene fatto di pensare che alla mia età dover ricominciare da capo in un paese straniero, beh, non è facile. Tu ti affermerai in brevissimo tempo, ne sono certa. Davvero? Farai quattrini a palate e tutti ti vorranno bene quasi quanto te ne voglio io. A me, tesoro, preme soltanto che me ne voglia tu. Degli altri poco importa. Adesso, mia cara, mettiamoci al lavoro, eh? Sì. Nostro avvenire. Sì. Stasera vedrò Galan. A che ora? Alle 8, come è stato convenuto. Ancora poche ore e finalmente potremo stare tranquilli. Come va, giovanotto? Stavo meglio prima. Dove è andato quel bel tomo? Se l'è battuta, approfittando del fatto che io non sono esattamente quel che si dice uno sportivo. Ma perché è successo tutto questo? E che ne so, lei chi è? Questo non è il momento delle presentazioni, dato che a quanto pare sono venuti ad arrestarla. Filippo Ravenna, nato a Roma, coniugato, anni 53, dirigente di azienda. Il visto per gli Stati Uniti è esattamente di 6 giorni fa. Era suo amico? Beh, conoscente. Lo conosceva da molto? Diciamo 5 ore e 37 minuti. Si spieghi. Mai avuto il piacere di incontrare il signor Filippo Ravenna prima d'oggi. Cioè prima che prendesse l'aereo diretto a Ginevra.
Perché? Perché cosa? Perché avete viaggiato sullo stesso aereo? Evidentemente c'era posto per tutti e due. Pura coincidenza? Appunto. Vi siete parlati durante il viaggio? No, ero seduto accanto a suo figlio. Sa dove alloggiava? All'hotel della Pen. E lei? Sono anni che scendo a quell'albergo. Ma che combinazione. Insomma, se ho fatto tutto quanto mi era possibile per evitare questo delitto, perché queste domande? Perché io la conosco per fama, signor Templar, e le dirò che lei non mi è affatto simpatico. Neanche lei è simpatico a me. Questo però non significa niente. Signor Templar, solo che volessi potrei farla espellere dalla Svizzera su due piedi, ma siccome preferisco che lei rimanga a Ginevra a disposizione della polizia, finché resterà qui si comporti come si deve. Signor, sì. Bene. E a proposito di quella famosa borsa che portava il signor Ravenna, ha idea di che cosa contenesse? Assolutamente no. La portava con sé in viaggio? Sì. Allora, il motivo determinante dell'assassinio è ovviamente il furto. Ovviamente. La ringrazio molto per la sua valida collaborazione. E se crede può anche andare. Buonasera, signor Templar. Mi stava aspettando per caso? Immaginavo che sarebbe ripassato da queste parti tornando dal commissariato. Lei mi interessa molto. Per caso l'ispettore è stato indisponente? Alquanto. Me lo immaginavo. Ah, lo conosce? Se devo dirle la verità, lo conosco anche troppo. Ma non deve giudicarlo tanto male. Vede, pochi giorni fa è stato il suo compleanno. E questo cosa c'entra? Le sue ben note velleità giovanili si trovano da qualche tempo in conflitto con le prime avvisaglie della decadenza e non potendo sfogarsi diversamente se la prende con quei malcapitati che finiscono sotto le sue grinfie. Forse perché le donne non lo affascinano più come una volta. Oh no, signor Templar, è lui che non riesce più ad affascinare le donne. Lei chi è? Un amico. Non mi dirà che la sua cortesia è solo dovuta a un senso di ospitalità? Io non sono un americano, che si infuria se uno straniero non si entusiasma davanti all'Empire State Building. Ma desidero che chi viene qui apprezzi il mio paese. Spero che non me ne vorrà se dopo quanto mi è successo comincerò ad apprezzarlo da domani. Oh, ma naturalmente, questo è logico. Arrivederla, signor Templar. Arrivederci, amico. Signor Templar. Oh, signora Ravenna. Le mie più vive condoglianze. Grazie. Posso offrirle qualcosa? Sì, grazie. Barman? Un whisky e soda con molto ghiaccio. È già stata la polizia? Ben due ore. Pensano che l'abbiano ucciso per derubarlo. E lei che cosa pensa? Potrebbe darsi, ma è solo una supposizione. L'assassino non ha scelto a caso la sua vittima. Sapeva quello che voleva, infatti il portafogli non l'ha neppure toccato. Ha afferrato la borsa ed è fuggito. Ma che sia così? Che vuol dire? Non potrebbe, per esempio, avere gettato la borsa lì vicino. In questo caso la polizia l'avrebbe trovata. Invece non ha trovato niente. Si aspettava il contrario? Oh no, non mi aspettavo nulla. Evidentemente in quella borsa suo marito doveva avere qualcosa di notevole valore. Ha idea di che cosa potesse essere? Assolutamente. È molto strano. Avevate in previsione un lungo viaggio. Suo marito portava con sé qualcosa di così importante che gli è costata la vita. E lei non sa nemmeno cosa fosse. No, glielo assicuro. Dica la verità, l'ha presa lei. Sappia che sono pronta a corrisponderle un premio di $5,000. Se avessi trovato quella borsa, non avrei aspettato che me lo chiedesse per rendergliela. E lei viene a parlarmi di premi. La prego di scusarmi. Sono terribilmente stanca. Ho bisogno di riposare. Oh, certo. Arrivederla, signor Templar. Arrivederla. Thank you.
Alfredo? Ehi, Alfredo, svegliati. Ah, signor Templar. Mi scusi, mi ero addormentato. Ma come sei entrato? Dal balcone, avevo bisogno di parlarle. Ha saputo di mio padre? Sì, purtroppo. Mi dispiace. A quella no, però. È tutta opera sua, perché detestava mio padre. Andiamo adesso. Non ti pare di esagerare? Eppure è così, sono sicuro. Allora avanti, raccontami tutto quello che sai. Sì, ma qui non si tratta solo di quello che so, ma di quello che sento. Ascolta, io ti capisco. Ma il fatto che tu adesso sei sconvolto non ti autorizza a calunniare il tuo prossimo. Io non calunnio. Allora perché non mi ha voluto dire che cosa c'era in quella borsa? Non lo sapeva neanche lei. Così le ha detto, eh? Sì. Ebbene, le ha mentito. 3 giorni fa a Roma le chiesi cosa conteneva quella borsa. Allora lei mi rispose, preferisco che per il momento tu non lo sappia. Te lo dirò quando saremo a New York. Lei non ha mai amato mio padre. E crede perché ho solo 16 anni che io certe cose non le capisca. Si sbaglia. Io l'osservavo, invece. Doveva vedere la sua faccia quando mio padre l'abbracciava. Era evidente che lo odiava. Alfredo, certe cose alla tua età vengono molto spesso fraintese. Sono sicuro che lei ha voluto liberarsene. Non si può ignorare la voce dell'istinto. Ma neanche credervi ciecamente. Vediamo invece se possiamo giustificarla con la logica. Ho un'idea. Che richiede però una piccola indagine. Vieni anche tu? Dovrebbe essere da queste parti. Non capisco. Perché dovrebbe trovarsi ancora qui? È molto semplice. Se la polizia avesse trovato la borsa, l'avrebbe restituita. Può darsi, come anche no. Perlomeno ne avrebbe informato tua madre. Beh, questo è vero. Ora tu dici che lei non è estranea all'accaduto. Su questo non ho alcun dubbio. Ma se l'aggressore di tuo padre avesse lui la borsa, tua madre lo saprebbe. Sì. Se non che questa sera mi ha chiesto se l'avevo io. Beh? Il che significa che lei non sa dove sia. Sì, certo. Ora, se tua madre non sa dov'è, se l'assassino non sa dov'è, e la polizia finora non l'ha trovata, deve per forza essere ancora qui. Eppure qui non c'è. Evidentemente in questo caso la logica non ha funzionato. Sarà meglio che ritorniamo in albergo. Signor Templar! Li avevi mai visti? No, mai. Tuo padre si occupava di gioielli? No. E allora dove li ha presi? Lei sospetta che li abbia rubati. Di fronte a una cosa simile non posso escludere nulla. Ma mio padre è sempre stato l'onestà in persona. Te lo dice l'istinto? Signor Templar, io lo conoscevo bene, le dico che è impossibile. E allora dimmi come puoi spiegare questa roba. Oddio mio, non lo so, non lo so. Alfredo, c'è della gente che paga lautamente chi contrabbanda oggetti di grande valore. Devo chiederti una cosa. Pensi che tuo padre... No! Non mio padre, ma lei! Lei è capace di tutto! Zitto un momento. Paul Galin, 137 Rue Blanche, Ginevra. Caro signor Galin, le presento il signor Filippo Ravenna, l'attore della presente. La sua merce è perfetta sotto ogni rapporto. La firma è Carlo V e il resto non lo capisco. Visconti. Lo conosci? Sì, era un dipendente di mio padre. Veniva spesso a casa nostra. E adesso cosa possiamo fare? Beh, ora devi andare subito a dormire e non dire niente alla tua matrigna. E domani? Domani ho intenzione di andare a fare una visita a questo signor Galan. Buonanotte, Alfredo. Salve, Jacques. Oh, ben alzato, signor Templar. Ma l'hai trovata la macchina?
Oh, sì, naturalmente, è una Citroën nera. È qui davanti all'albergo. Sei un capolavoro. In tanti anni che ci conosciamo non mi hai deluso neppure una volta. Per lei, signor Templar, io farei anche i miracoli. Grazie. Sta guardando se i giornali parlano di lei, signor Templar? Ero curioso di vedere se la vostra polizia è riuscita a trovare qualcosa. Che vede, purtroppo la stampa svizzera non è certo all'altezza di quella americana. Se una notizia è buona per la mattina, vuol dire che sarà buona anche per la sera. Ieri sera lei si è dichiarato mio amico. Non è il caso di dirmi il suo nome? Oh, ma naturalmente. Mi chiamo Kleinus. Oscar Kleinus. È cittadino svizzero? Certamente. E sta qui a Ginevra? Appunto. Ieri sera lei è stato di una tempestività incredibile. Come mai? Coincidenza. Davvero? O non seguiva piuttosto Filippo Ravenna? Oh, no, 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 glielo garantisco. Non mi era mai capitato di imbattermi in Filippo Ravenna fino a ieri sera, quando mi sono trovato davanti al suo cadavere. Perché allora tanto interesse? Perché la fragilità della natura umana mi dà un certo fastidio. Una risposta alquanto evasiva. A una domanda alquanto indiscreta, signor Templar. E ora la prego di scusarmi, ho un appuntamento da fare. Scusi, signore, vuole avere la bontà di dirmi chi devo annunciare? Certo, ho già un appuntamento. Filippo Ravenna. Grazie, signore. Oh, buongiorno, signor Ravenna. Sono molto lieto di vederla. Grazie, posso assicurarla che è un piacere sinceramente condiviso. Ormai credo proprio di aver girato quasi tutto il mondo e perciò posso dire di conoscere gente di tutte le nazionalità, ma fra tutti prediligo gli italiani. S'accomodi, prego. Grazie. Immagino che avrà una lettera di presentazione. Oh, sì. Molto bene. Come sta Carlo? Bene. È veramente un uomo molto in gamba. Uno dei migliori agenti che io abbia in Italia. Io sapevo della sua venuta, ma la prudenza non è mai troppa. So che lei conta una vastissima clientela, e non soltanto in Europa. Sì, in quasi tutti i paesi soggetti a restrizioni per quanto riguarda la valuta estera. E ciò non solo perché ho il vantaggio di trovarmi in una zona centrale, ma anche perché pago in una moneta che ovunque ben accetta e si può contare sulla più assoluta discrezione. Sì, lo so. Qui nulla impedisce che io acquisti qualsiasi merce di mio gradimento. E ciò che più importa, lei può essere certo che in ogni caso non una parola del nostro accordo verrà mai fatta con le autorità italiane. Allora, vediamo che cosa mi ha portato di bello. Bene. Veramente notevole. Oserei dire magnifico. Sono disposto ad acquistarglielo per 100.000 franchi svizzeri o, se lei preferisce, per 25.000 dollari che verserò a suo nome in una qualsiasi banca di New York. Io penso che vada bene. Ma questo non è certo un capitale tale da consentirle di dare inizio ad una nuova attività in America. Perciò immagino che lei abbia qualcos'altro da offrirmi. Infatti, in albergo ho diverse altre cose. La mia è stata, diciamo così, una missione esplorativa. Lei è molto saggio. E mi dica, le ho fatto una buona impressione? Senz'altro ottima. Bene. E quando vorrà mostrarmi il resto? Stasera? D'accordo. Vogliamo fare alle 8? Va benissimo. Allora, questa sera. Arrivederla. Arrivederla.
Garcia, finalmente! Ho girato tutta Ginevra per trovarti. Proprio quello che cercavo. Mi sembri alquanto depresso, Garcia. Oh, non avrei mica sperato di farla franca alle volte. Signor Templar. Ma che cosa diavolo succede? Non lo so, l'ha visto il signor Galan. Qui è tutto pieno di poliziotti, come mai? La prego, mi risponda, che cosa ha saputo? Sediamoci. Galan è uno svizzero che compra e vende qualunque cosa, di valore naturalmente. Tuo padre ha comprato i gioielli in Italia e li ha portati qui di contrabbando per convertirli in denaro. In altre parole, voleva tradurre tutte le sue sostanze in moneta americana. Perciò, al massimo, poteva essere accusato di tentata evasione fiscale. Ora, dimmi tutto quello che sai su quel certo Visconti, l'ex dipendente di tuo padre. Beh, era la sua persona di fiducia, da circa 20 anni, e veniva spesso anche a casa. Signor Templar, potrei parlarle un momento? Ritorno subito. Devo pregarla di venire con me alla centrale di polizia. E si può sapere perché? Occorre che lei identifichi una persona. Si tratta dell'individuo che ha ucciso Filippo Ravenna. Oh, allora. È riuscito a identificare il cadavere? Sì, è senz'altro Garcia. Ne è sicuro? Assolutamente. Come mai si trovava nella sua stanza? E me lo domanda? Pensa che avendolo lei visto uccidere Ravenna intendesse toglierla di mezzo. Non le sembra logico? Direi di sì, ma d'altra parte io certe volte diffido della logica. Dica un po', non crederà che l'abbia ucciso io? Signor Templar, le faccio osservare che quanto io credo riguarda me per ora e non lei. Grazie per la collaborazione, può anche andare. Piacere di rivederla, signor Templar. Vorrei farle qualche piccola domandina. Sono sempre a disposizione della polizia svizzera. Dunque sa? Direi di sì. Ma guarda, come ha fatto a capirlo? Signor ispettore? Ispettore Kleinus, premetto che non voglio assolutamente offenderla. Ma tutti i poliziotti in borghese si rassomigliano come tante gocce d'acqua. Per certi piccoli particolari. Ad esempio, quel modo di nascondere la pistola nel cappello. Capisce adesso? Andiamo, su, la metta via e facciamo una chiacchierata da buoni amici. Signor Templar, è un vero piacere avere a che fare con lei.
Sono Carlo Visconti, la camera dovrebbe essere prenotata. Visconti, vediamo. Ah, sì, ha provveduto la signora Ravenna a prenotarla. Carlo, come mai hai tardato tanto a arrivare? Dopo la tua telefonata ho preso il primo aereo. Helen, non so dirti quanto mi dispiace per Filippo. È stato terribile, credi, mi pare di impazzire. Mi perdoni, signora. È spiacente, la sua stanza non è ancora libera. Le darò la prima che si renderà disponibile. Oh, può anche aspettare. Porta la valigia in camera mia. Lasci pure, faccio da me. Carlo, ma cosa è successo? Io non lo so. Ero d'accordo con te di derubare Filippo perché in parte il capitale era mio e ci occorrevano dei soldi per trasferirci in America. Ma ucciderlo, bisogna essere folli. Si vede che Garcia avrà perso la testa. Ti rendi conto di cosa succede se ci scoprono? In fondo siamo suoi complici. Parla sottovoce. Oh, lui è fuori. Vai a vedere. Alfredo. Dove è andato? Fuori. Ma ho paura che sospetti qualcosa. Una paura pazza. Guardati bene dal farlo capire. Io non ci sono ancora arrivata al tuo grado di cinismo. Ma si può sapere com'è andata? Lo chiede a me, l'idea è stata tua. Mia. Ma se non vedevi l'ora di liberarti di Filippo? E chi ha assunto Garcia? Gliel'avevo detto, niente violenza. Io non so che cosa tu abbia detto. Certo che Filippo è morto pugnalato da Garcia. Ieri la polizia mi ha interrogata per più di 2 ore. Se sapevo che cosa ci fosse in quella borsa, dove stava andando Filippo? Ti hanno creduto? Non lo so. Ma non hai saputo niente di Garcia? Anche Garcia è morto. Questa mattina è precipitato da un balcone. Non so neanche come sia successo perché non ho osato far domande. È tutto il giorno che l'albergo è pieno di poliziotti. E la borsa? Non ho proprio idea dove sia. Così tutto sparisce. Oh no. Non pensarci nemmeno. Vedrai che ci arrangeremo in qualche modo. Senza quattrini? Se devo continuare a lavorare, resto a Roma, non vado a New York. Rispondi. Pronto. La signora Ravenna? Mi scusi, signora, se la disturbo. Sono Galan. Stamattina è venuto da me suo marito. Lei certamente saprà perché. Scusi un attimo. È Galan. Dice che Filippo è stato da lui questa mattina. Stamattina? Sì. Ma è impossibile. Che cosa gli devo dire? Questo significherebbe che Filippo è ancora vivo. Carlo sta aspettando. Vuole Filippo. Cosa gli devo dire? Che lasci detto a te. Mi scusi, signor Galan, ma c'era qui una cameriera. Mio marito è uscito un momento, vuol lasciar detto qualcosa? Volentieri, io avevo con lui un appuntamento questa sera alle 8. Se non che nel frattempo è arrivato improvvisamente da Parigi un mio cliente molto importante e alle 8 mi devo assolutamente incontrare con lui al suo albergo. Potrebbe pregare suo marito di anticipare la sua visita alle 7. Oh, sono sicura che non avrà nessuna difficoltà, comunque riferirò. Grazie. Arrivederla. Hai sentito cosa ha detto? Sì. Galan vuol vedere Filippo alle 7 anziché alle 8. Helen, Filippo e Galan non si conoscevano. Sicché, se qualcuno si facesse passare per Filippo, Galan non potrebbe assolutamente accorgersene. Sì, certo, e con questo? Ecco, adesso tutto è chiaro. La mia lettera di presentazione era nella scatola dei gioielli, quindi chiunque l'ha trovata ha potuto farsi passare per Filippo. Carlo, io so chi è. Chi? Un certo Templar, Simon Templar. Avevo notato che ci osservava all'aeroporto di Roma. Poi sull'aereo ho parlato sempre con Alfredo. Ieri sera deve avere seguito Filippo quando è uscito dall'albergo. Deve avere lui quella borsa. Ma ispettore, se le dico che li ho sentiti con le mie orecchie. Ma caro figliuolo, cosa vuoi che valga la parola di un ragazzo e della tua età contro quella di due adulti senza scrupoli come quelli? E ora che Garcia è morto non ci sono prove. La prego, signor Templar, lo trovi lei un sistema. Ispettore. Non intendo certo interferire, ma forse potrei esserle d'aiuto.
Signor Templar, io capisco i suoi motivi, ma già Garcia ci ha lasciato la pelle. No, l'unica maniera per poter avere in mano queste due persone è di metterle nella condizione di tradirsi. Loro sanno che ho visto Galan e pensano che lo vedrò anche stasera. Sono certi che ho io la famosa borsa e sperano di essere in salvo. Allora, se io facessi tutto ciò che si attendono da me, ma vi aggiungessi un piccolo particolare... Che cosa vuoi? Una cosa qualsiasi, whisky con molto ghiaccio. Allora whisky e ghiaccio per la signora, per me un Campari. Ho sempre la sensazione che tutti mi osservino da quando abbiamo lasciato Roma. Non lavorare di fantasia. Ma ho tanta paura. Di essere scoperta. Anche di qualcos'altro. Tu sei così giovane, non ti rendi conto che cosa significhi essere responsabili della morte di due persone. Ce lo ricorderemo per tutta la vita. Tu pensa ai fatti tuoi. Vuoi dire che non te ne importa niente? A me importa solo recuperare quella roba. Templar andrà a casa di Galan alle 8. Galan non ci sarà. Ma ci sarò io. Mi riprenderò la borsa. E domani stesso noi due partiremo per l'America. Tutto andrà secondo i piani prestabiliti. Allora, hai capito bene? Sì, signore. Non so quanto venga a costare, perciò ti do 3.000 franchi. Avanti, corri, vola. Ma è proprio sicuro che l'ispettore... Li tiene d'occhio, sta tranquillo. Vorrei il portiere. Jacques, sono Simon Templar. Che ne diresti di guadagnarti 200 franchi senza far niente? Gliel'ho detto, signor Templar. Per lei faccio qualunque cosa. Sì? Va bene, ho capito. Avanti. Fatto? Sì, signore. Magnifico. Ecco il resto. Grazie. Beh, non lo controlla. Ci mancherebbe, non siamo colleghi. Sì, colleghi e amici. Sono ancora nel bar. Sì, e l'ispettore li sorveglia sempre. Bene, allora ci vediamo fra poco. Oh, Alfredo, la chiave della tua stanza. Grazie. Sono 7:30. Se voglio essere là prima che arrivi Simon Templar, bisogna che mi muova. Carlo, voglio venire con te. Helen, cara, credimi. Mi sento più tranquillo se vado solo. Inoltre, questo famoso Templar può essere pericoloso. Quel Galan ha dei domestici? Sì, ma mi conoscono perché sono già stato là varie volte. Oh, Carlo, no, lascia stare la pistola. Non fare la stupida. Ma se ti prendono? E perché dovrebbero? Nulla prova che noi fossimo in contatto con Garcia. Carlo, tu mi ami, vero? Helen, ti pare il momento adatto? Ti prego, sii buono, dimmelo, altrimenti tutto questo non sarebbe servito a niente. Helen, certo che ti amo, immensamente. Grazie, signore. È andato? Sì, signor Templar, saranno 20 minuti. Allora fa come ti ho detto. Sì, signore. Thank you.
Alfredo. La prego, mi lasci venire con lei. Prometto che non le darò nessun fastidio. Potrei anche essere utile. Non siamo forse colleghi? Posso? Però nasconditi bene. Sì, signore. Avanti. Scusi, c'è qui una valigia del signor Visconti. Che camera gli hanno dato? Come dice? Siccome quella prenotata non era disponibile, gliene avranno assegnata un'altra. Non direi, signora. Mi hanno detto infatti di portare la valigia del signor Visconti giù nell'atrio, perché ha deciso di andarsene. Ha deciso di andarsene? La casa di Galan è subito dopo l'angolo. Perciò torna a nasconderti. Sì, signore. Le dico che è assolutamente ridicolo. Il signor Visconti non ha nessuna intenzione di andarsene da questo albergo. D'altra parte, lui così ha detto. Mi ha raccomandato anche di ritirare il bagaglio dalla sua stanza e di mandarlo all'aeroporto. All'aeroporto? E perché? Evidentemente perché dovrà ripartire in aereo. Ma questo è impossibile. D'altra parte, io devo fare ciò che mi dicono. Le posso aggiungere che il signor Visconti partirà con l'aereo delle 22 diretto a Buenos Aires. Lei è sicuro di questo? Ma certo, signora, gliel'ho prenotato io il posto. C'è qualcosa che non va. Mi chiami un tassì, subito. Certo, signora. Un tassì per la signora. Evidentemente il signor Galan non sapeva della sua visita. E infatti non lo avevo avvertito. Ma non ho premura, così aspetterò il suo ritorno con il signor Ravenna. Come lei desidera. Deve essere già qui. Vuol farlo entrare, per favore? Sì, signore. Oh, Charles. Dica, signore. Non è necessario che lei lo informi che il signor Galan non è in casa. Sì, signore. Signor Ravenna. Grazie, Charles, vada pure. Sì, signore. Come va, Visconti? Come? Lei mi conosce? Naturalmente. E non è sorpreso di vedermi? Assolutamente, ero certo di trovarla qui. Perché? Perché i piani del diavolo sono facilmente intuibili. Sicché io, secondo lei, sarei un diavolo. Non lo crede? Può darsi. Allora, visto che ci intendiamo così bene, veniamo al sodo. Metta subito quella borsa sulla scrivania. Faccia due passi indietro. E adesso alzi le braccia. A sinistra. Grazie. Prego. Lei è davvero molto saggio, signor Templar. Sa rassegnarsi alla cattiva sorte. Per favore, vada più in fretta. Adesso io me ne vado, signor Templar. Badi che se lei tenta di fermarmi, io l'ammazzo. Ne sono più che convinto. Non sarebbe la prima volta che... Allude a Filippo Ravenna? E a chi, se no? Era a Roma quando è stato ucciso e... Ah, il signor Galan ha fatto presto. Io lo conosco molto bene. E non avrà certo difficoltà a credere a quanto gli dirò. Tanto più che è la verità. La polizia avrà difficoltà. Ma la polizia non sa neanche che esisto. Perché sei venuta qui? Te lo puoi bene immaginare. Ti avevo detto di aspettare in albergo. Avrei avuto voglia io di aspettare, vero? Si può sapere che cosa c'è? Carlo, risparmiati la commedia, tanto ormai conosco la verità. So che hai disdetto l'albergo. E so anche che hai prenotato il posto in aereo. Chi l'ha detto? Quando sono venuti a ritirare la valigia, mi sono informata. Il portiere mi ha detto che tu partivi stasera stessa da Ginevra con l'aereo delle 22. Ma che cosa diavolo stai dicendo? Lo sai bene che partiamo domani insieme per New York. E come? Se sarai già a Buenos Aires. Andiamo, Visconti, confessi. Si ha comprato un biglietto per Buenos Aires oggi pomeriggio. Ma non crederai a questo impostore. E osi ancora dare agli altri dell'impostore. Il biglietto dell'aereo è nella sua borsa, signore. Dia un'occhiata. Ero seduto nell'atrio dell'albergo e ho visto quando ce l'ha messo. Lui mente. E se non credi, guarda nella borsa. Avanti.
Doveva bene immaginarselo che guardava. Ha bleffato un po' troppo. Lei non si muove, stia zitto. Hai visto? Un biglietto per Buenos Aires che porta il tuo nome. Che cosa? Razza di cialtrone. Non capisci che è stato lui. E io per causa tua rischio di essere implicata in un omicidio. Ele, non capisci che lo fa per indurti a parlare. Tu lo sapevi che Filippo sarebbe stato ucciso, vero? Eh sì, signora, lo sapevo. Non solo, ma mi hai ingannata fin da principio. Non hai mai avuto la minima intenzione di venire in America con me. Non l'ho pensato neanche un istante. Tu non solo sei vecchia e noiosa, ma anche brutta. Ecco quello che volevo. E adesso ce l'ho. Carlo! Oh. Hai fatto un lavoro magnifico. E adesso posso andare avanti io, signor Templar. Faccia pure, amico. Ma prima permetta che la presenti. Signora, questo è l'ispettore Oscar Kleinus, della polizia svizzera. La nostra collaborazione ha dato veramente ottimi risultati, signor Templar. Effettivamente sì. Quanti anni daranno alla signora Ravenna? Ma non lo so, ma credo che il tribunale sarà clemente. In fondo è stata travolta dalla sua debolezza. Capita spesso quando una donna si innamora di un uomo più giovane. È vero? Che ne sarà dei gioielli? Andranno al ragazzo, fanno parte dell'eredità paterna. Ah, eccolo qui. Ciao, Alfredo, sei pronto? Sì, signore. Bene, allora ti accompagno all'aeroporto. Oh, a proposito, un momento. Ho trovato questo aggeggio dentro una delle mie tasche. È roba tua ormai, collega. Grazie, collega.